Okay, I gotta go somewhere, so can we make this quick? Thanks. This way. You'll see. In a place to be. Adesso parliamo di Lando Buzzanca. Palermitano e figlio d'arte. Proviene da una famiglia di attori del teatro dialettale siciliano. Esordisce nel cinema negli anni 60. Lavora con autori come Pietro Germi, Lattuada, De Sica, Loi. Disegna dei giovanotti meridionali, Ottusi e Spavaldi, che lo impongono all'attenzione del pubblico. Ma l'esordio arriva negli anni 70. Con le bizzarre parodie di James Tond e con Homo Eroticus. È la nascita del Buzzanca erotico, si scatena in personaggi a forte tasso di erotismo, che interpreta in chiave comico-grottesca. Girerà dei veri e propri capolavori del trash, come il Merlo Maschio, dove è afflitto da un'insana passione voyeuristica. Caratterista, disegna dei veri e propri cliché, lavorando sul corpo, sul volto e sulla voce. Ha inventato un personaggio vittima del suo tempo, il maschio maschilista che di fronte all'inconvente emancipazione femminile si trova in difficoltà e raccontandolo in questo momento di rivoluzione ottiene un grande successo soprattutto tra un pubblico prevalentemente femminile. Probabilmente perché le donne vi riconoscono in quei personaggi i fidanzati, i mariti, gli amanti. Dalla Sicilia a Roma con 500 lire, ho letto una volta in un'intervista, vero? Con 500 lire, un pacchetto di sigarette, una scatola di fiammifero, un cappotto, una camicia, una giacca, una cravatta, un paio di calzini e un paio di mutande e basta, e un paio di scarpe naturalmente. A che età? Avevo 17 anni, sono rimasto fino a 19 anni e qualche mese, poi mia madre... Si conclude così la prima puntata di Backstage, ma non finisce qui. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Adesso giochiamo un po' con gli spettatori in sala e vediamo come se la cavano alle prese con gag e con i proverbi. Chi va con lo zoppo? Arriva dopo. Ti chiami? Emanuela. I panni sporchi? A 90 gradi. Il lupo perde il pelo? In autunno. Il buongiorno si vede da? Gira la ruota. Scusate, un proverbio. Chi non muore? Highlander. Si chiama? Io, sì. Elisabetta. E chi non dorme non piglia? Beh, sonniferi. Chi fa da sé? Non ha una donna. Una rondine non fa? Bau. L'ospite è come il pesce, dopo 3 giorni? Nuota. Ecco le prime 2 nostre attrici. Nomi? Irene. Sandra. In alcune gag. Duccio Musumeci, interprete di classici di prosa ma anche di musical di successo. Ma chi è? In realtà Tuccio Musumeci. Ma sì, non lo so neppure io, guarda, perché ho fatto tanti di quei personaggi nella mia vita che non so più, cioè a casa dico, guardo tante volte le fotografie, le cose che ho, dico, ma io a chi assomiglio, a quale personaggio assomiglio? Ma un po' a tutti, perché io sono molto osservatore, tutto ciò che vedo per la strada è anche un personaggio. Buonasera e benvenuti a Backstage. Informazioni, interviste, intrattenimento, curiosità. Continuiamo il nostro percorso all'interno della rassegna teatrale Un palcoscenico per l'arte, che è in corso di svolgimento al Cineteatro Aurora di Sant'Agata Militello. Mercoledì scorso è andata in scena Tutto per bene di Luigi Pirandello, regia di Yuri Ferrini, interprete principale il grande Gianrico Tedeschi, affiancato sul palcoscenico dalla moglie Marianella Laszlo e dalla figlia Sveva. Una menzione a parte merita anche il bravo doppiatore Pietro Biondi. Entriamo in sala. La commedia Tutto per bene si impernia su una rivelazione. La scoperta tardiva e post-mortem da parte del protagonista del tradimento della moglie. Ma ancora una volta, come spesso accade in Pirandello, è un pretesto per parlare d'altro, per esplorare l'animo umano, le sue contraddizioni, le sue molte maschere. Tutto per bene di Luigi Pirandello, atto secondo, scena della rivelazione. Lori apprende che Palma non è sua figlia e che bravi tutti gli attori che hanno personalizzato le interpretazioni, attingendo la loro personale esperienza, creatività, professionalità. Ascoltiamo ai nostri microfoni la moglie di Gianrico Tedeschi, Marianella Laszlo. Si conclude qui questo terzo appuntamento con Backstage, il dietro le quinte della rassegna teatrale Un palcoscenico per l'arte.
Per altre curiosità vi aspetto alla prossima puntata. Arrivederci. Delizieranno con queste poesie, alcune appunto sono scritte da Danino. Iniziamo con Un miracolo di vita. Un giorno Dio, chino di pensieri, si rispigliava, si affacciò in tal barcuni di lucelo e tagliando con suo occhio mascio scarìo di da sopra che cose in tal mondo non quadravano come Iddo aveva voluto. Sidiato, ogni tanto già toccava di sidiare, se no, chiamavo l'arcangelo Gabriele, un posteri di turno, e ci detti una raccomandata pa' Madonna e un telegramma pi' San Giuseppe. Scini in ta terra, ci rissi, e porta sto messaggio a un falegname di nomi Peppi e a Maria, suo mogliere. È una cosa troppo segreta, mi raccomando. Subito, signor Dio, è cosa fatta. Partiu impicchiata l'arcangelo e in tana ritta, in tana fatta, scansanno stiti e ammuttanno l'aria, arrivau a destinazioni. Atterrau sopra casa di tuo sposi. Ave Maria, grazia plena. Partite per Betlemme. Un grande evento avverrà. Questo è il volere di Dio. Costernati e confusi, i due sposi si guardarono tall'occhi e con tanto amore e obbedienza si fecero sto viaggio. Ammucchiaro quattro ciusci e si niero. Tana staduzza si compì un portento. Un miracolo di vita, nascì un picciriddo, povero un canna, una facciuzza tunna più dolce di la manna. Con l'occhi su manciava la madre e il padre si priava e si squagliava. Un miracolo di vita. Brava Cinzia, direi adesso altra lirica, sempre di Nino La Rosa, Un scapolaro. Cinzia Scagliola. Toda musu da casa di Menanno, un tanagnone, appennuto a un chiovo arrugginuto, arraccamato da camola e di fuline, un scapolaro me conta la sua storia. Era nero di colore e di raggia, perché pensava che i villani avessero finito di torcere a schina, mentre ancora si appresentavano a domenica davanti ai patroni, ca coppola a mano e i panarachini. Ci sarò, Carunia, San Fraretto, Tusa, Miscetta, Castigliuzzo, nottati passati alla campia, con una coperta di stetti e un friscaletto di canna che intona canti di vita e lastimi di morti. Veli niuri, coppoli storti, baciamano, riverenzi, occhi saiti, testi che si calano a cumanno, stissi le pupara, stissi le popi. E partono i treni chini di speranze, con cuori caricato di veleno. Sul Farara, piscatori, carritteri, tornata a casa. Non si piglia chi mano l'ucelo, se ancora tinema mucciata da re rosipario. Non battemo no petto, si continua sempre lo stesso rosario. Brava, brava veramente con questa altra bella lirica, un capolavoro. A Italo Zeus, che è stato mio assistente, regista, ho detto negli anni 60 molti siamo andati in fuga dalla Sicilia cercando il successo altrove. Adesso sarebbe necessario che si ritornasse invece in Sicilia ad alzare il livello, la qualità della cultura, del teatro. Questa serata che voi avete offerto stasera è veramente straordinaria. Brava a te Cinzia che l'hai fatta. È una bella serata perché voi in questo happening siete riusciti a portare
sulla scena le cose più belle della nostra Sicilia e anche dei temi coraggiosi. Lo so che tu sei coraggiosa, che ti esponi, ti seguo da tanto tempo, sei tenace, insomma, ma tu resisti e fai bene a resistere, anche perché io ho detto sempre, se ce l'ho fatta io, che nel 59 sono partito da questo paesino che è Capo d'Orlando per arrivare poi a Sofia Loro, ne ho detto, io faccio questo progetto, sei regista Vittorio Sindoni.